Abbiamo quindi risposto alla prima domanda, abbiamo completato le due figure, abbiamo disegnato i vettori velocità e abbiamo visto qual è la formula per calcolare le distanze contratte, dividendo le distanze non contratte per il fattore gamma. Passiamo quindi alla seconda domanda, in cui si chiede di determinare la velocità delle due astronavi rispetto alla Terra e anche la velocità relativa tra le due astronavi. Cominciamo con il calcolo della velocità V' di A rispetto alla Terra. Ricordiamo che è sempre fondamentale, necessario, specificare rispetto a chi si eseguono i calcoli e si fanno le misure, rispetto al sistema K in questo caso. Però per fare questo calcolo noi possiamo metterci sia nel sistema K che nel sistema K', quindi dell'astronauta A. Tanto alla fine il risultato sarà lo stesso. Vediamo come si fa il calcolo dal punto di vista della Terra. Si applica la definizione di velocità, quindi lo spazio percorso diviso il tempo impiegato. Dal punto di vista del sistema K, lo spazio percorso è 4 anni luce. Però bisogna stare attenti perché il tempo impiegato non è quello dato dal testo del problema, cioè 9 ore, 9 minuti e 54 secondi, perché questo numero qui è il tempo impiegato, sì, però visto dall'orologio di A. Quindi è il tempo proprio di A, come avevamo visto prima. Invece questo T alfa è la durata del viaggio dell'astronauta A, ma non durata misurata con l'orologio di A, ma durata misurata con gli orologi del sistema terrestre. Ora, il sistema terrestre K, per eseguire la misura di tempo, cioè la durata del viaggio di A, deve utilizzare due orologi diversi, perché alla partenza utilizza l'orologio che sta sulla Terra, all'arrivo dell'astronauta sull'asteroide Alfa utilizza l'altro orologio che il sistema K ha disposto sull'asteroide Alfa, quindi utilizza due orologi diversi del suo sistema di riferimento K terrestre. Invece il tempo che viene dato dal problema, cioè 9 ore e 9 minuti 54 secondi, è il tempo proprio misurato dall'orologio di A, che appunto utilizza un orologio solo, il suo, per misurare la durata del viaggio. Questo vuol dire che la durata misurata con i due orologi del sistema K sarà una durata più lunga, è il fenomeno della dilatazione dei tempi. E la formula da applicare è questa. La durata del viaggio secondo K si ottiene prendendo la durata del viaggio secondo A, cioè T alfa primo, cioè le 9 ore 9 minuti 54 secondi, e va moltiplicato per gamma primo, il fattore di Lorentz associato alla velocità V' di A. Perciò dobbiamo sostituire nel calcolo T alfa con gamma primo T alfa primo, è la dilatazione dei tempi. Quindi dobbiamo prendere questo T alfa primo, 9 ore 9 minuti 54 secondi, e moltiplicarlo per gamma primo. Questo tempo, 9 ore 9 minuti 54 secondi, lo possiamo scrivere come 9 ore 9 sessantesimi di ora, e 54 secondi lo scriviamo 54 3600esimi di ora, quindi viene questo numero. Comunque, a parte il valore numerico, il calcolo finale ci dà, dividendo poi tutto per C, V' su C, uguale L0 alfa, gamma primo, e dividendo per C compare una C, la velocità della luce qua, C di primo alfa. La cosa importante da capire è che volevamo calcolare V', però ci è venuta un'equazione implicita, perché V' è nascosta anche dentro gamma primo. Quindi dobbiamo fare dei passaggi algebrici per isolare questa V' che è sia esplicitamente visibile qua, ma anche implicitamente nascosta dentro gamma primo. Prima di fare questi calcoli vediamo che lo stesso risultato o la stessa equazione la trovavamo anche ponendoci dal punto di vista di K'. Infatti K' utilizza anche lui la definizione di velocità, lo spazio percorso diviso il tempo impiegato. Il tempo impiegato visto da K' è direttamente questo valore, cioè il tempo proprio di viaggio. Invece lo spazio percorso secondo K' abbiamo visto prima
che non è 4 anni luce, ma è 4 anni luce diviso il fattore di Lorentz, e questa è la contrazione delle lunghezze. Quindi con questo secondo procedimento noi utilizziamo la contrazione delle lunghezze invece che la dilatazione dei tempi. Comunque alla fine il risultato, l'equazione che troviamo è la stessa, perché è sempre come prima L0 alfa diviso gamma primo T alfa primo. Quindi adesso abbiamo visto che i due procedimenti, punto di vista di K o di K', portano alla stessa equazione implicita, dove l'incognita è V'. Invece di usare V', usiamo beta' dividendo per C e portiamo gamma' qua su a sinistra, quindi beta' gamma' contiene l'incognita. A destra invece abbiamo tutti i termini conosciuti, tutti i fattori noti, perché abbiamo le 4 ore luce, che è la distanza Terra-asteroide alfa. E poi abbiamo il tempo proprio di viaggio, che è 9 ore e 165. Ora sviluppiamo dei semplici calcoli algebrici per trovare l'incognita, che è V' oppure beta', cioè V' su C. Quindi esprimiamo gamma primo, il fattore di Lorentz, 1 fratto questa radice quadrata, e poi qua a destra le 4 ore luce le scriviamo 4 ore per C. Infatti ricordiamo che l'ora luce è la distanza percorsa dalla luce in un'ora. Quindi si calcola con la formula velocità per tempo, velocità della luce per un'ora. Quindi ora luce è HC, esattamente come anno luce era anno per C. Anche al denominatore abbiamo la velocità della luce per l'ora, e quindi HC ora luce si semplifica da tutte e due le parti. Ricordiamo che dobbiamo trovare beta primo, quindi eleviamo al quadrato tutta l'equazione, poi con semplici passaggi algebrici rovesciamo, distribuiamo la differenza rispetto alla divisione, ricaviamo 1 su beta primo quadrato, poi estraiamo la radice e facciamo di nuovo il reciproco per trovare beta primo. Il risultato finale è 0,400, 4000, quindi si conferma che il rapporto V' su C è circa il 40%, come anticipato nei video precedenti. Quindi la velocità dell'astronave A rispetto alla Terra è il 40% di C. Calcoliamo anche il fattore di Lorentz associato a questa velocità, gamma primo, semplicemente con la definizione al posto di beta primo mettiamo 0,4000, e troviamo questo fattore di Lorentz 1,091, giustamente un po' maggiore di 1. Ricordiamo infatti che il fattore di Lorentz è sempre maggiore di 1, tanto più grande quanto più in questo caso il sistema che si muove è relativistico, cioè tanto più velocemente si muove il sistema o l'astronave A in questo caso. Calcoliamo quindi anche la contrazione delle lunghezze dal punto di vista di K', cioè dal punto di vista dell'astronave A, che vede le 4 ore luce contratte del fattore 1,091, e ecco che diventano 3,67 ore luce come anticipato prima. Anche la distanza dell'altro asteroide dalla Terra, questo era Terra asteroide alfa, questa invece è la distanza Terra asteroide beta, risulta contratta quando vista nel sistema K' di A. Risulta contratta di nuovo del fattore 1,091 rispetto ai 7,5 ore luce, quindi otteniamo il valore anticipato prima, 6,87 ore luce. Possiamo quindi fare lo stesso identico procedimento per calcolare la velocità dell'astronave B rispetto alla Terra, quindi V secondo. Anche qui possiamo metterci dal punto di vista del sistema K terrestre o dal punto di vista dell'astronave B, quindi sistema K secondo. Il ragionamento è perfettamente identico a quello che abbiamo fatto prima per trovare V'. Quindi utilizziamo sempre la definizione di velocità spazio diviso tempo, solo che nel primo caso mettiamo 7,5 ore luce come distanza, ma come tempo non mettiamo le 9 ore e 165, ma mettiamo il tempo dilatato, perché 9 ore e 165 è il tempo proprio di viaggio di B. Invece nel sistema K si usano due orologi distinti, uno che sta sulla Terra e uno che sta sull'asteroide B, e quindi la durata appare dilatata di un fattore gamma secondo.
lo stesso risultato lo troviamo ponendoci dal punto di vista di B, dove la durata del viaggio è effettivamente 9 ore e 165, cioè il tempo proprio di viaggio di B, ma la distanza percorsa non è più 7,5 ore luce, ma è 7,5 ore luce diviso gamma secondo per la contrazione delle lunghezze. Dunque, i due procedimenti ci portano alla stessa equazione finale, che, come abbiamo già visto nel caso di V', è un'equazione implicita, in quanto l'incognita non è soltanto V secondo, questa qui che compare esplicitamente, ma è anche nascosta dentro gamma secondo. Perciò procediamo in maniera perfettamente identica a prima, esplicitando questa equazione in modo da far comparire l'incognita beta secondo. Alla fine troviamo beta secondo uguale a circa il 63,3%. Questo vuol dire che la velocità dell'astronauta B, V secondo, è circa il 63,3% di C. Calcoliamo anche il fattore di Lorentz gamma secondo, che ci dà il valore 1,292 circa. Dunque giustamente abbiamo un fattore di Lorentz maggiore di gamma primo, in quanto l'astronave B si muove a una velocità maggiore dell'astronave A, il 63,3% di C contro il 40,0% dell'astronave A. Per concludere questa parte possiamo anche calcolare la contrazione delle lunghezze e delle distanze Terra-asteroidi, dividendo le 4 ore luce e le 7,50 ore luce per il fattore di Lorentz gamma secondo, quindi questo valore. Otteniamo quindi 3,10 e 5,80 ore luce come anticipato nel primo video.